La polizia da molto tempo ha deciso di applicare una legge che prevede la massima punizione per alcuni atti di pirateria internazionale. Questo non vuol dire che nel momento in cui si seguisse questo suggerimento, richiesta della polizia, che verrà applicata la pena di morte, ma il contesto chiaramente sarebbe molto più delicato. La decisione del governo indiano va contro quelle che erano le indicazioni del ministro degli esteri Salman Khurshid, che evidentemente in un contesto di fase elettorale in cui il partito del congresso è sotto pressione da parte dei nazionalisti indù del BCP, ha portato il ministro degli interni e lo stesso primo ministro a rivedere questa garanzia che era stata offerta all'India. Oramai il processo di due maroni italiani è entrato pienamente nella campagna elettorale indiana e il governo del congresso non farà nulla per alleviare la loro condizione fino alla conclusione del ciclo elettorale, che avverrà soltanto nel mese di maggio.